piedino trasparente per asola. Applicare un bottone extra large. Questo piedino vi permetterà di applicare ai vostri lavori bottoni che sarebbero troppo grandi per il piedino per asole standard. Iniziate a misurare il diametro e lo spessore del vostro bottone e, con un pennarello solubile in acqua, segnate sul vostro tessuto la grandezza del bottone. Mettere il piedino trasparente per asole e selezionare la funzione automatica per asole, disponibile su diverse macchine da cucire. Mettere il tessuto sul quale avevate segnato le misure del bottone sotto il piedino, in modo da far corrispondere l'ago con la parte inferiore del segno ed iniziare a cucire. Quando avrete raggiunto la parte superiore del segno, premete il pulsante di reverse, in modo che la macchina cucirà la barra di attacco superiore e ritornerà fino al basso del segno. Una volta raggiunto il basso del segno, premete di nuovo il tasto di reverse, in modo da cucire la parte destra dell'asola. Quando arriverete in cima all'asola, dovrete premere per l'ultima volta il tasto reverse per completare l'asola. Sulle macchine fornite della funzione automatica per asole, la misura dell'asola sarà stata memorizzata automaticamente e la macchina potrà così realizzare altre asole della stessa misura.